Io qui Allora. diventa il tempo. Salve a tutti, mi chiamo Claudia Bulleri, lavoro all'autorità portuale di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale. Faccio parte dello staff dell'area tecnica e mi occupo principalmente della parte ambientale. Vi analizzo, cioè cerco di descrivervi il caso studio dell'approvazione del nuovo piano regolatore portuale del porto di Piombino, connesso a sua volta all'approvazione di un decreto VIA e alle prescrizioni che sono state messe in atto nella fase progettuale, nella fase di realizzazione dell'opera e nella fase diciamo post-opera. L'autorità portuale di Piombino è stata istituita nel 96 e a seguito con il decreto ministeriale del 99 la giurisdizione è stata estesa anche ai porti urbani di Portoferraio e Rimarina e nel 2002 anche al Puntile di Cavo. L'articolo 22 del decreto legislativo 169 prevede che le autorità di sistema portuale subentrino alle soppresse autorità portuali nelle proprietà e nel possesso dei beni, per cui si è istituita la nuova autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale con i porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo. Il porto di Piombino, diciamo, che ha operato storicamente in presenza di forti criticità infrastrutturali che hanno impedito lo sviluppo, proprio e soprattutto dovuto anche a una riduzione di competitività delle imprese industriali e portuali. Questo era connesso soprattutto all'inadeguatezza dell'accessibilità portuale, all'inadeguatezza dei fondali marini, agli accosti, a mancanza di spazi portuali e anche alle problematiche legate alle interferenze tra i traffici diversi. Quindi problematiche che l'autorità portuale ha inizialmente affrontato in parte con la variante 2, che potete vedere questa, che era, diciamo, è stato affrontato tutta una serie di progettazioni, erano tre interventi principali: la realizzazione di un banchinamento, un tombamento di una darsena interna che è denominata darsena Lanini e l'approfondimento di fondali alla meno 13. E successivamente, naturalmente, la variante 2 è stata approvata con decreto VIA nel 2002. Per poi, diciamo, riuscire a superare ulteriori altri problemi, soprattutto a livello di sviluppo portuale, l'autorità portuale ha complessivamente redatto il nuovo piano regolatore portuale nel 2008, che ha fornito puntuali risposte, soprattutto programmatiche, alle pressanti esigenze di razionalizzare e sviluppare quindi il porto a lungo periodo, quindi cercando comunque sia di programmare uno sviluppo locale, regionale e anche nazionale. Queste sono state adottate le prime linee guida del 2005 e successivamente è stato redatto il nuovo piano regolatore portuale. Il piano regolatore portuale è costituito da circa 41 elaborati di dettaglio, ci sono le norme di attuazione, tutto c'è il quadro conoscitivo, gli studi di settore, la parte ambientale. E l'intervento di realizzazione del piano regolatore portuale consiste soprattutto in un'ipotesi, diciamo, di attuazione nel tempo e si può definire in quattro macro fasi, quattro macro step. La prima è che è la realizzazione di una darsena nord che è stata realizzata con il molo sottoflutto, l'ampliamento dei terrapieni a servizio degli attracchi per le navi RoRo-Pax e l'approfondimento dei fondali, il prolungamento del molo sovraflutto e la realizzazione di una darsena per scherci e una a servizi. L'obiettivo però del piano regolatore portuale era anche quello di dotare, diciamo, il porto sia di collegamenti stradali che ferroviari. L'iter procedurale. Nel 16 ottobre del 2008 è stato adottato il piano regolatore portuale in comitato portuale. Il 13 febbraio è stato acquisito il voto da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Il 6 aprile 2009 è stato sottoscritto l'accordo di pianificazione ex articolo 21 della legge regionale numero 1 del 2005. Il 15 aprile del 2009 è stata approvata la variante al PRG vigente e al progetto e al strutturale d'area per la portualità con il comune di Piombino. Il 16 giugno del 2009 invece si prende atto di tutto questo iter già fatto fino adesso e diciamo, approvano gli atti modificati ed integrati affinché si possa proseguire l'iter per l'approvazione del piano regolatore portuale attraverso la presentazione dello stesso e dello studio di impatto ambientale. Il nuovo studio di impatto ambientale, che è stato redatto nel marzo del 2010, è costituito da circa 63 elaborati.
C'è una sezione 1 che è il quadro di riferimento programmatico, la sezione 2 che è il quadro di riferimento progettuale, tutta la parte fotografica, c'è tutto lo studio di settore per quanto riguarda anche la parte soprattutto ambientale e il, diciamo, un rapporto di sintesi generale. L'avvio della procedura, quindi l'autorità portuale spedisce gli elaborati per l'approvazione direttamente alla via nazionale e iniziano le prime integrazioni, le prime richieste di integrazione. Come potete vedere, il Ministero dell'Ambiente richiede tutta una serie di monitoraggi ulteriori, il monitoraggio delle biocenosi bentoniche nelle aree attigue alla Vasca Grande, dove verranno poi realizzati gli interventi, la realizzazione cartografica bionomica, gli studi sulla dinamica costiera, indagini ambientali relative sia al rumore, all'atmosfera e alla vibrazione, lo studio trasportistico di viabilità e di mobilità, tutta la parte relativa all'approfondimento tecnico per la gestione di sedimenti marini pericolosi, lo studio specialistico di interimento del canale d'accesso e l'approfondimento sulla cantieristica. Queste sono alcune fotografie dove vi posso far vedere, in questo caso, il censimento di tutte le specie di tipo conservazionistico. Sono stati fatti dei transetti, il lavoro è stato seguito dall'Istituto di Biologia ed Ecologia Marina di Piombino e col censimento della Pinna nobilis, della Cimodocea, della Posidonia, della Clodocora. È stata fatta una carta bionomica delle aree interessate, quindi al sviluppo portuale, per circa un'estensione di 1,5 milioni di metri quadrati. È stata poi effettuata anche uno studio sulla dinamica costiera mediante l'utilizzo di una modellistica numerica probabilistica di quello che poteva impattare la nuova realizzazione del piano regolatore portuale sulla dinamica costiera, quindi per 15 km dal porto fino a Torre Muzza. Con DVA 2217 la Regione Toscana a sua volta, il settore Direzione Generale del Settore Valutazione di Impatto Ambientale, ha successivamente integrato e richiesto altre prescrizioni e ulteriori quindi raccomandazioni da dover ottemperare nella fase di progettazione. Soprattutto, sempre da un punto di vista quindi ambientale, vengono richieste misure, opportune misure di mitigazione da mettere in atto, soprattutto nelle fasi di cantiere, viene richiesto di modificare le norme di attuazione, soprattutto sui criteri e la modalità di attuazione degli edifici, dei manufatti, le prescrizioni relative agli aspetti programmatici, eccetera. Questi sono stati tutti ottemperati fino prima della chiusura definitiva dell'approvazione del piano regolatore portuale. Con decreto 478, a settembre 2012, il Ministero dell'Ambiente rilascia la compatibilità ambientale del progetto del nuovo piano regolatore portuale del porto di Piombino e con il decreto 706 del dicembre ne estende la validità da 5 a 12 anni, proprio perché la realizzazione di un piano regolatore portuale, come è stato progettato, è ampio, è grosso, gli interventi sono tanti e costosi, quindi il tempo necessario erano appunto 12 anni. Vi ho messo in evidenza le prescrizioni del decreto VIA relativamente alla Commissione Tecnica del Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana, di concerto anche con il Ministero dei Beni Culturali. Solo il Ministero dell'Ambiente aveva puntualizzato, aveva indicato 31 prescrizioni che erano state denominate con la lettera A. Come potete vedere, ad esempio, componente atmosfera, rumore, l'ambiente idrico, il suolo, il sottosuolo, eccetera. La Regione Toscana altrettanto 47, che spesso sono ridondanti anche stesse, magari riprese già dal Ministero. Il Ministero invece dei Beni Culturali 8 prescrizioni, soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla problematica archeologica durante le attività di dragaggio e soprattutto per la progettazione di un progetto di mitigazione ambientale. Finalmente nel luglio del 2013, con la delibera del Consiglio regionale 75, viene approvato definitivamente il piano regolatore portuale da parte della Regione Toscana, perché la chiusura era della Regione Toscana. Prende atto che il procedimento di VAS era già stato ottemperato dall'autorità portuale tra il 2008 e il 2009, quindi dichiara comunicando la conclusione del procedimento e indica tutta una serie di prescrizioni, cioè iniziando indicando che nelle successive attività che l'autorità portuale andrà a realizzare dovrà garantire il rispetto di tutte le prescrizioni previste sia dal decreto VIA sia naturalmente dal voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Poi c'è stata un'accelerazione. Con la legge 71 del 2013 Piombino viene individuata come area di crisi complessa e quindi vengono individuati i lavori portuali e ambientali dichiarati urgenti. Viene sottoscritto un accordo di programma quadro il 13 agosto del 2013 tra quattro ministeri, la Regione Toscana, il Comune di Piombino e l'autorità portuale, dove vengono individuati nel dettaglio i lavori ambientali e infrastrutturali da fare con urgenza con i finanziamenti disponibili per l'accoglimento della Costa Concordia. Pertanto a questo punto l'autorità portuale ha dovuto adeguare anche i fondali e quindi ha redatto l'ATF, l'adeguamento tecnico funzionale al piano regolatore portuale, e indicando quindi la possibilità quindi di dragare fino alla meno 20. E il progetto è stato sottoposto al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che è stato poi adottato con voto 87. È stata sviluppata la progettazione preliminare di un primo lotto e quindi è stata espedita la procedura di gara con progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione delle attività. Contemporaneamente è stata anche effettuata la caratterizzazione ambientale di tutti i sedimenti marini dell'area portuale del porto di Piombino, perché il dragaggio naturalmente, una volta che venivano dragati i sedimenti dovevano essere avere delle caratteristiche tali da poter essere rifluiti o all'interno delle vasche di colmata che abbiamo nel porto di Piombino o all'interno di un terrapiano costiero conterminato sempre comunque sia senza l'impermeabilizzazione. Questi sono i lavori che sono stati effettuati e sono conclusi e dal titolo appunto interventi infrastrutturali anche a carattere ambientale. Le caratteristiche dell'opera è un canale di accesso a costo banchina alla meno 20, una banchina di 15.000 metri quadrati, un piazzale operativo di 70.000 metri quadrati, dragaggi per sedimenti marini di 3 milioni di metri cubi. L'inizio dei lavori nel mese di aprile. I lavori sono conclusi nel mese di ottobre 2016 e sono stati collaudati nel mese di aprile 2017. Questo potete vedere la differenza tra la situazione al 2008 del porto e la situazione al 2017 e le varie fasi costruttive dell'opera. A questo punto l'autorità portuale vi descrivo quello che abbiamo fatto, perché naturalmente tutto questo è stato fatto mettendo in opera tutte le varie prescrizioni, raccomandazioni e indicazioni che sono state impartite dal decreto. Quindi tutta una serie di monitoraggi ambientali, monitoraggio acustico, monitoraggio atmosferico, e questi due però voglio soffermarmi su una cosa. Le prescrizioni che erano state impartite all'interno del decreto VIO erano prese dal decreto del 2002. Nel 2002 era stata indicata la realizzazione della strada, cosa che non è stata ancora fatta a Piombino. E le prescrizioni sono state ottemperate con le stesse caratteristiche indicate, ma con dei lavori che in questo momento, nella prima fase, non erano esattamente le stesse. La stessa cosa con i punti di monitoraggio, erano stati individuati quattro punti di monitoraggio. Tutte queste attività sono state fatte nella fase ante, durante e post-opera. I monitoraggi marini, quindi tutti i monitoraggi marini della colonna d'acqua, dei sedimenti, del biomarkers, quindi il muscle watch, con una cadenza ben precisa che è stata poi decisa grazie soprattutto anche alla collaborazione dell'ARPAT di Piombino e all'ISPRA, con una cadenza quindi sempre prima delle attività, durante le attività, al termine delle attività, con una cadenza anche di 15 giorni. I monitoraggi delle biocenosi sono state quindi, come ho detto prima, censite ma poi successivamente trasferite per quanto riguarda la scimodocea, la claudocora e la pinna in un'area ben precisa fuori dal porto di Piombino, che è una riserva archeologica dove le navi non attraccano e quindi non ci sono problemi di disturbare l'ambiente, e la Posidonia nel golfo di Follonica. Sono state posizionate due stazioni di monitoraggio costante della torbidità esternamente al porto. Monitoraggio della linea di costa, che è stato effettuato dal 2014 al 2016, questo anche si è cercato anche di modellarlo agli ultimi analisi della morfologia e della costa, grazie anche alla dottoressa, l'ingegnere Ruberti, che ci ha dato una mano in modo tale da avere una banca dati che fosse uguale per tutta la costa toscana. Il monitoraggio archeologico, la necessità di avere sempre due persone, due archeologi a bordo delle navi che dragavano, proprio perché l'area era, era accertata la possibilità che ci fossero relitti di età imperiale. Abbiamo andati oltre, abbiamo ottemperato alla prescrizione anche
del Ministero dei Beni Archeologici e abbiamo ottenuto il parere positivo sia dalla Sovrintendenza Archeologica delle Belle Arti di Pisa Livorno sia della Direzione Generale delle Belle Arti di Roma. E abbiamo redatto un progetto di mitigazione ambientale che è costituito, cioè, diciamo, una mitigazione dal mare verso la terra e da terra verso il mare, e con tutta una serie di elementi verticali alti anche 21 metri, superiori a 21 metri, e completi anche di pannelli con pellicola fotovoltaica per la produzione di energia. Andiamo, diciamo, alla slide più importante. Io ho messo in evidenza gli aspetti positivi e gli aspetti negativi della procedura che abbiamo seguito. Fondamentalmente gli aspetti positivi sono un approccio, uno standard con creazione di un'architettura della procedura modellata sulla base degli obiettivi comuni da raggiungere con la collaborazione di tutti gli enti. Attivazione di tutte le procedure, quindi in parallelo, e che ha consentito anche una contrazione dei tempi. Un passaggio unitario alla via per tutti i singoli progetti, perché quindi non c'è la necessità di passare ulteriormente per i singoli progetti che noi andremo a realizzare. La VAS è stata congiuntamente effettuata, quindi prima dell'approvazione della via, e una creazione di una banca dati di 3 anni, comprensivo anche di quello che era stato fatto precedentemente, quindi per la redazione dello studio di impatto ambientale. Aspetti negativi: il decreto via impone tutta una serie di richieste di integrazione in più fasi con oneri elevati a carico dell'amministrazione. Vi dico soltanto che per la redazione del piano regolatore portuale, del SIA e ulteriori integrazioni sono spesi circa 3 milioni e 100. Il trasferimento della Posidonia, che è stato uno di queste attività che è stata fatta, quindi di mitigazione, è circa 400.000 euro. I monitoraggi, ogni volta che facciamo una realizzazione di una fase, variano dai 300 ai 400.000 euro, e la caratterizzazione di tutta l'area è costata circa 600.000 euro. Quindi il piano regolatore portuale come costo complessivo è di circa 600 milioni totale, e diciamo il 6 milioni sono quelli che servono per monitoraggi, integrazioni e quant'altro. Una ridondanza spesso delle prescrizioni tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana, sarà anche esempio, mi ricordo anche la prescrizione della balneazione, che poi fondamentalmente non era, diciamo, una cosa che riguardava la realizzazione della prima fase del PRP, e un percorso via troppo lungo che è durato 2 anni con modifiche delle normative durante il procedimento, che hanno quindi a sua volta fatto sì che dovessimo superare questi problemi sempre facendo riunione cercando di adottare le normative vigenti. Questo sono solo un rendering per farvi vedere quello che si spera una volta verrà fatta nel porto, quindi l'area croceristica, un'area che è già pronta per la demolizione e refitting navale, l'area logistica industriale, una nuova pignora interessata a produrre, a installare dei moduli, delle turbine, e poi tutta la parte dell'area commerciale interna con il progetto ambizioso di mitigazione ambientale che si spera, insomma, se troviamo dei finanziamenti, di poter attuare. Grazie per l'attenzione.